Corrente del Mela, a Milazzo, si crea questa fila, c'è un semaforo. Dite, ma come mai si crea questa fila? Come mai le macchine non possono passare entrambe le corsie, in entrambe le corsie sopra quel ponte? E ora ve lo spieghiamo. Andiamo sotto al ponte. Eccoci qua, qua siamo sotto al ponte di cui vi parlavo. Non devo perdere lì, ma diciamo che c'è qualche problema strutturale, a quanto ci hanno detto, ma anche a quanto effettivamente è visibile. Dal 2018, da quando sono entrato anche al Ministero Economia e Finanze, mi sono iniziato a interessare del tema delle province, perché per esempio questo ponte qua è provinciale, e per provare a sistemarlo, perché guardate in che condizioni era, la prima cosa da fare era risolvere il problema del bilancio delle province. È una cosa che ho fatto già con la legge di bilancio del 2018, sia con la legge di bilancio del 2019 per il 2020. Abbiamo messo in campo milioni e milioni di euro per far chiudere i bilanci, oggi i bilanci sono a posto, ma in realtà il passaggio per la riqualificazione di questo ponte doveva già esserci e spettava alla regione. La regione siciliana già a ottobre dello scorso anno, con alcuni deputati anche qua che si vantavano sul palco di aver risolto il problema, che c'era un progetto già pronto, che entro 10 giorni sarebbe partito il progetto e avremmo finalmente avuto il ponte nuovo, non un ponte di cui si cammina solo in una corsia, in una direzione di marcia. Quindi c'è un semaforo da un lato e dall'altro, aspetti, prima passano da un lato, poi passano dall'altro nel 2021, soprattutto in un periodo turistico come questo, in una località come questa. E a ottobre ci venivano a dire sul palco che il progetto era già pronto e stava partendo. È partito, lo vedete? Ecco il ponte nuovo. Quindi a ottobre 2020 hanno fatto partire il progetto, abbiamo il ponte nuovo. Peccato che abbiamo risentito ora a maggio l'assessore Falcone, dopo aver fatto tutti i giri, aver verificato sia alla provincia se era tutto a posto, sia al Genio, che non c'entra niente in questo progetto, sia al Genio Civile, che ha fatto tutto il lavoro che doveva fare, e lo conferma anche l'assessore Falcone il 31 maggio, ma il 31 maggio l'assessore Falcone dice un'altra cosa, dice abbiamo riprogrammato questi fondi. Questi fondi erano programmati, come dicevano i deputati regionali, a ottobre, il progetto era già pronto a ottobre, o il progetto lo avete riprogrammato ora? E soprattutto, se avete dovuto riprogrammare dei fondi che avevate già riprogrammato ai tempi, che lavoro avete fatto ai tempi? Come li avete riprogrammati questi fondi? Questa storia non finisce qui, perché questo territorio è un territorio che ha bisogno di una spinta turistica, di un aiuto da parte di tutti per spingere il turismo, e farsi file chilometriche per un turista non va bene, anche perché chissà cosa racconterà poi fuori agli amici che vorrebbero venire qui. Quindi questa storia non finisce qui, stiamo facendo i nostri passaggi, vediamo cosa ci risponde la regione e i deputati regionali che si sono vantati di aver fatto questo bellissimo ponte, averlo risistemato.